Il compito del nostro programma, questo Project Genesis, è di effettuare un cambiamento permanente nella Sicilia. Nostro regista, Marco Spampinato, mi ha detto che richiederà pienamente 2 anni di seminare e far crescere prima che possiamo raccogliere una nuova mentalità. Quindi è importante che iniziamo subito. Nostro obiettivo è di rendere ogni individuo in Sicilia autosufficiente sul punto di vista della propria salute. Significa che l'indice di salute che vediamo oggi deve essere migliorato significativamente. C'è un'usanza di dire sto bene, non ho niente, quando non ho dei sintomi. Ma non avendo sintomi è come non aver debiti. Non significa che c'è un risparmio in banca. Io da medico eclettico non sono affatto soddisfatto con il livello di salute che io vedo in questa isola oggi e voglio cambiarlo. Noi possiamo cambiarlo insegnandovi un paio di idee che inizieranno così. Numero 1. Il corpo umano non dovrebbe aver bisogno di alcun intervento esterno, compreso me. Il 99% delle case. Le eccezioni sono traumatologiche. Numero 2. Il corpo ha dei meccanismi che noi chiameremo autoguaritivi. Sono splendidi. Numero 3. Abbiamo un grosso problema qui, non vorrei essere fraintese. Il sistema sanitario predominante del mondo di oggi non impegnano molto tempo, e voi potete essere d'accordo con me, non impegna molto tempo o molto denaro o molti sforzi per renderci autosufficienti, spiegandoci come stare sempre bene sfruttando i nostri meccanismi autoguaritivi. Allora, questo ci porta al dunque di Project Genesis. Project Genesis serve per insegnarci di diventare autosufficienti sfruttando i nostri meccanismi autoguaritivi. Allora, questo potrebbe sembrare difficile, ma abbiamo un vantaggio. Il vantaggio, a parte di me, è la mia equipa di pazienti e amici, e da 15 anni che faccio esattamente questo mestiere in un ambulatorio privato qui a Catania. Quindi io so come evitare dei scongiurutismi, come si dice in siciliano, so come darci la garanzia della nostra totale produttività e successo. E noi la faremo, e la faremo insieme con Project Genesis. 1000 volte al giorno ricordo a me stesso che la mia vita materiale e spirituale dipende dalla fatica di altri uomini, vivi e morti, e che devo impegnarmi a dare nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.